dirigenti del nostro partito, fare il punto sulla complessa situazione che stiamo attraversando e anche per riflettere in vista delle prossime scadenze elettorali europee e amministrative. Senta, Cicchitto ieri ha detto non siamo pronti ancora per staccare la spina per andare alle urne. Ma io credo che nessuno abbia in realtà voglia e intenzione di andare alle urne. È anche vero che un governo merita di essere sostenuto se in grado, se nelle condizioni, se ha la volontà politica per portare avanti quelle riforme che veramente servono al Paese. Se mantenere in vita un governo significa semplicemente consentire di gestire il potere, di mantenere posizioni di potere, è chiaro che questo non coincide con l'interesse del Paese e con l'interesse dei cittadini. Quindi su questo noi ovviamente non siamo e non saremo d'accordo. Ecco, ieri avete incassato un'altra vittoria, l'IMU che sarà praticamente sia la prima e la seconda rata non si pagheranno, e adesso ingaggiate un'altra battaglia, quella di Equitalia, nel tentativo di cercare di azzerare o di trovare una sanatoria per tutte le cartelle esattoriali inevase. Ma in realtà la battaglia per rendere Equitalia più umana e più aderente alle esigenze dei cittadini è una battaglia che in parte già abbiamo vinto grazie alla tenacia del Popolo della Libertà, in particolare grazie all'impegno del Presidente della Commissione Finanze Daniele Capezzone. Abbiamo evitato la pignorabilità della prima casa e abbiamo ottenuto di poter rateizzare per esempio quei debiti in più rate, quei debiti che il cittadino ha con il fisco. Continueremo in questa direzione perché siamo convinti che Equitalia debba giustamente fare il suo mestiere senza però diventare una macchina vessatoria nei confronti del cittadino. Unico candidato Angiolino Alfano. A cosa? A ragione le sorti del partito, come dice Cicchitto. Guardi, per noi intanto c'è una leadership indiscussa che è quella di Silvio Berlusconi. Al di sotto di questa leadership indiscussa noi crediamo che si debbano adottare dei processi democratici per individuare chi possa rappresentare al meglio quelle che sono le istanze del nostro popolo, ma anche i valori, gli ideali e i programmi del nostro partito, del centrodestra italiano. Il PD sta riabilitando in qualche modo Bassolino, il PDL riabiliterà Cosentino? Si tratta di due situazioni assolutamente diverse e le responsabilità di Bassolino riguardo a tante situazioni critiche della nostra regione sono innegabili, e per quello che riguarda Nicola Cosentino io mi auguro che possa dimostrare la sua totale estraneità alle accuse che gli sono state mosse, e comunque io sono sempre stata abbastanza netta nel dichiarare la mia contrarietà all'abuso della custodia cautelare che purtroppo oggi in Italia viene utilizzata più come strumento di tortura per cercare di estorcere delle confessioni che come invece strumento per evitare magari inquinamento delle prove, pericolo di fuga e quant'altro. Quindi mi auguro che Nicola Cosentino, al di là di questo, possa dimostrare la sua totale estraneità ai fatti che gli vengono contestati. Onorevole, il suo nome è in pole position per il coordinamento regionale della futura Forza Italia? No, assolutamente no, sono delle indiscrezioni che vengono probabilmente diffuse ad arte. Io sono molto felice e onorata di potermi occupare del coordinamento di Salerno e quindi mi auguro e spero che questa responsabilità possa essermi riconfermata anche nella futura Forza Italia. Se così non dovesse essere, ovviamente il mio contributo per la crescita del coordinamento salernitano, del partito in provincia di Salerno, sarà ovviamente massimo. Riuniamo qui dirigenti, amministratori locali del Popolo della Libertà per fare il punto sulla situazione attuale anche in vista delle prossime scadenze elettorali. Il Popolo della Libertà, Forza Italia qui a Salerno è un grande partito, unito, compatto e coeso, e sono certa che insieme siamo pronti per vincere le prossime scadenze. Intanto in genere i fermenti fanno venire buono il vino.
Per cui diciamo che sotto questo profilo questo tipo di vivacità è utile, interessante. Per il resto io credo che vi sia, come dire, vi siano dei punti che sono molto chiari e poi vi è un po' di ipocrisia. I punti chiari sono la leadership assoluta di Berlusconi e le necessità che in questo difficile momento di passaggio dal Popolo della Libertà a Forza Italia tutti i poteri siano concentrati nelle mani di Silvio Berlusconi. Il problema dell'appoggio o non dell'appoggio al governo mi sembra un problema vuoto, nel senso che noi appoggeremo questo governo se questo governo farà. E sotto questo profilo mi permetto di dire che nel decreto della pubblica amministrazione e nel decreto della scuola di recente emanazione, finanziare per circa un miliardo di euro, che la legge di stabilità crea diversi e molteplici problemi. Il che equivale a dire che non è interessante, come dice Cicchitto, appoggiare il governo a prescindere. È interessante appoggiare il governo se il governo fa e se fa nell'interesse del nostro blocco sociale di riferimento. In caso contrario non c'è davvero nessuna ragione per appoggiarlo. Dopo l'IMU si punta su Equitalia, insomma. No, ma dopo l'IMU ci sono tante cose su cui puntare. E penso, che posso dire, a un contributo di solidarietà sulle pensioni che è stato già bocciato dalla Corte Costituzionale, penso alla deindicizzazione delle pensioni fino a 2.000 euro, il che significa, come dire, diminuire la capacità di acquisto della gente, dei pensionati in un momento di grande difficoltà economica. Penso a quell'incredibile bonus che viene fatto alle banche consentendo di ammortizzare in 18 anni le perdite di esercizio, da 18 a 5 anni, quindi con un grande vantaggio in tema di fiscalità, senza immaginare, come dire, che una parte di questo guadagno non possa essere recuperata dallo Stato proprio per intervenire sulle pensioni minime o per l'occupazione giovanile. Penso alle risorse. Alle risorse finanziarie che per circa 3 miliardi sono postate sulla dismissione dei beni, ma il consolidato delle finanziarie del 2010 e del 2011 ci dimostrano come quelle dismissioni di beni erano equivalenti a zero.